cose però si fanno veramente, veramente, veramente serie, perché ladies and gentlemen, Mr. Paolo Sandrini. Ragazzi, sono quasi imbarazzato. Uno, sono strafelice di rivedervi dopo così tanto tempo, è una cosa per me eccezionale. Sono veramente felice. Siamo molto molto felici anche noi di rivederti, soprattutto anche in un'occasione speciale come questa per il mondo della notte, il mondo dell'entertainment. Tra l'altro, tu questa sera hai un compito molto importante. Eh sì, mi hanno preso dal nulla e io me ne stavo bene tranquillo in studio, hanno detto tu sarai nella giuria e avrai un compito assai arduo nel giudicare 5 categorie che ti appartengono, che sono quelle intorno alla produzione e ai DJ producer, diciamo. Per cui sono lusingato intanto di essere stato coinvolto in questo bel progetto e anche un po' col senso di responsabilità, sai, un po' con un po' di peso sullo stomaco, diciamo. Senti Paolo, tu sai, conosci molto bene il mondo, vabbè, a parte delle produzioni, ma il mondo della notte, il mondo dell'entertainment italiano, del DJ, lo conosci molto bene. Sai che in Italia siamo sempre un po' criticoni, un po' di gelosie, un po' di critiche, un po' di qua, un po' di là. Però quanto è importante per il nostro mondo avere un evento come questo? Ma io direi che dovrebbero essercene di più di eventi come questo, perché è importante sottolineare la meritocrazia in tutte le sue sfaccettature, in tutti i settori, a partire dalla produzione, ai locali, a chi lavora bene va premiato. Questo è un concetto base, per cui secondo me dovrebbero essercene di più e resi noti in maniera maggiore sicuramente. Resi noti in maniera, hai detto in maniera maggiore? Maggiore, sì, resi più pubblicizzati, resi più istituzionali, resi più importanti. Insomma, un po' come i DJ Awards di Ibiza, una cosa internazionale potrebbe anche diventare, perché no? Perché no, cioè, insomma, penso che l'Italia ha bisogno di consacrare quelli che sono i veri talenti ed esporli nella maniera migliore, quindi perché no, assolutamente. Qualche pronostico per questa sera? Preferisco tenere tutto riservato. Grazie Paolo. Grazie a voi, buona serata. Ciao a tutti.